Buongiorno a tutti, oggi vi presento la lezione numero 2 sul Consiglio Superiore della Magistratura. Abbiamo visto nella precedente lezione che le norme costituzionali che si occupano della funzione giurisdizionale vanno dall'articolo 101 al 113 della Costituzione e poggiano tutte su un principio fondamentale, l'indipendenza della magistratura. In particolare, l'articolo 104 della Costituzione, a garanzia dell'indipendenza della magistratura, prevede un organo di autonomia dei giudici. Appunto il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Vediamo, analizziamo la struttura del CSM. A capo, alla presidenza, abbiamo il Presidente della Repubblica, organo super partes. Poi abbiamo i membri di diritto, il Presidente e il Procuratore della Corte di Cassazione. Abbiamo i membri elettivi, 16, cioè 2 terzi, sono membri togati, cioè giudici, e un terzo, cioè 8, sono membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune tra i giuristi e avvocati di provata esperienza. Abbiamo anche il vicepresidente, che è tra i membri eletti del Parlamento. In totale il CSM consta di 27 membri, di cui 3 di diritto, appunto i membri di diritto, il Presidente, il Procuratore della Corte di Cassazione e il Presidente della Repubblica, e 24 elettivi, cioè i 16 membri togati e gli 8 membri laici. Analizziamo adesso le competenze del CSM. Sono amministrative, quindi il CSM provvede alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni dei giudici. I provvedimenti amministrativi possono però essere impugnati dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Ma le competenze sono anche relative alla disciplina dei magistrati, nonché alla carriera. In questo caso interviene soltanto il CSM. E parliamo invece adesso delle funzioni del Ministro della Giustizia. Sono di natura residuale rispetto a quelle del CSM, cioè il Ministro della Giustizia deve assegnare i magistrati e il personale ausiliario ai diversi uffici per garantire il regolare andamento del servizio. Deve vigilare sull'attività e sul comportamento dei giudici. Può sollecitare l'intervento del CSM o promuovere un'azione disciplinare, ma solo il CSM esercita l'azione disciplinare. In poche parole, il Ministro della Giustizia garantisce l'efficienza dei vari uffici e predispone i mezzi necessari per l'esercizio della giustizia. Quali sono questi mezzi necessari? Le risorse personali e anche materiali, finanziarie. E infine parliamo della carriera dei magistrati. Alla carriera di magistrati si accede mediante concorso pubblico. Il concorso pubblico garantisce di avere un corpo della magistratura preparato e che raggiunge la posizione di giudice per meriti. Altra caratteristica è l'inamovibilità dei magistrati. Il giudice ha il diritto di non essere rimosso e di non essere oggetto di trasferimenti arbitrari. Possono essere destinati ad altre sedi o funzioni solo in seguito a una loro personale richiesta oppure se lo decide il CSM. E infine parliamo dei pubblici ministeri, sono anch'essi dei magistrati, cosiddetti PM, sono detti anche magistrati requirenti rispetto agli altri magistrati che sono detti giudicanti. Ebbene, anche ai pubblici ministeri è riconosciuta l'indipendenza, tuttavia sono sottoposti al controllo del Procuratore della Repubblica, ma solo per ragioni organizzative, perché il Procuratore della Repubblica gestisce il lavoro d'ufficio. Grazie per l'attenzione e alla prossima lezione.